Ma noi aspettiamo che si realizzi il risultato raggiunto nel tavolo tecnico di martedì. Martedì a Roma c'è stato un tavolo tecnico importante tra il Comune di Napoli, il commissario per quanto riguarda le vicende dei debiti antichi, stiamo parlando quello dell'81, e Palazzo Chigi. Quindi noi ci attendiamo che per la settimana prossima arrivi il via libera, questo consente di aprire la strada appunto a una chiusura della vicenda e quindi all'eliminazione del pignoramento, perché questo è l'obiettivo. Credo sia stato molto utile la serietà con cui abbiamo lavorato, molto utile il lavoro di cooperazione istituzionale messo in campo nel 2017, molto utile l'aver indetto la manifestazione a Roma e molto utile i toni e i contenuti della stessa manifestazione. Quindi noi siamo fiduciosi che il Presidente del Consiglio Gentiloni dia il via libera politico definitivo a quell'accordo che la città attende con assoluta giustizia, perché, come dire, stiamo parlando veramente di una vicenda clamorosa e ingiusta, illegittima e odiosa. Tanto è vero che siamo dovuti andare in mille da Napoli fino a Roma per far comprendere che le ingiustizie questa città non è più disposta a tollerarle, ad accettarle. Quindi credo che è cominciato un momento davvero interessante. Da Napoli parte la madre di tutte le battaglie per i cittadini, per i diritti, per i bisogni, per i territori, per i sindaci, che è quella del debito.